siamo già partiti. Sì, siamo già partiti con la registrazione. Sì, è molto spontanea, no? Ragazze, da dove venite? Dite voi? Mantova! Non ho capito niente. Mantova! Ponte su Miccio! E siete qui a festeggiare chi? Monia! Perché Monia si sposa! Bravissime, siete preparatissime, vediamo se Monia è preparata. Monia, presentami le amiche una ad una. Allora, lei è Pina? Pina? Rosaria? Rosaria? Maria? Adriana, Alice. Alice è l'ultima arrivata, un ecco. Applauso alle amiche della sposa. Esatto, bravo. Così si fa, un applauso. Che hanno organizzato tutto in una settimana. Sì, giustamente. Ricordiamoci di questo. Ricordiamo dai, proprio. È fretta, questa fretta è arrivata adesso, fretta. E ricordiamo che questa è stata cognata, preparati. Cioè, nel senso, ti mettiamo in guardia. Mi devo preparare psicologicamente. Cioè, preparati perché i pranzi... Non so, ti sposti, non ti vedo! Vedi, sei arrivata la piccola peste. Il mio genero! Il suo genere. È una tosta lei, È una tosta, sei tremenda, è peperino, Vuole cantare, vuole andare, vuole comanda. Sì. Ok, Monia, solo una domanda, dai, come hai fatto a conoscere suo fratello? Cioè... Tramite te. A colpa tua, no, allora. Ad un raduno di moto. E c'era anche lei? Lei non c'entra un cazzo, sennò non lo guardava neanche. Ah, ecco, giusto, cioè... E l'hai conosciuto così, cioè... Sì. Così, sulla moto. Sì, eravamo nello stesso gruppo delle moto. Oh no. Ah, tu avevi la tua, lui la sua? No, io ho preso la patente, ma ero passeggera. Di un altro? Amico? No. Amico! Sì, ah. Amico! Ex amico! Ex amico! Chi? Ah! Questa è la regola dell'amico stavolta. Tromba amico di Luca? Ah, ok. E lui era da solo? Lui era da solo. E cosa gli hai detto? Piacere Monia! Piacere, ti sei presentato a te? Ci hanno presentato. Che c'è? No, adesso cadiamo questa tremenda. Torna su, riemergi. Ero curioso di sapere. L'ha fatto anche con mio nubilato. Sapete come ha fatto a chiedergli di sposarla? Lo sapete voi? Tu lo sai? In realtà non c'è stata la proposta. Chiedo alla sorella se posso chiederla. Sorella, posso chiederle? La mamma! Te l'ho detto anche prima! È stata la mamma. Ah, la mamma che ha deciso? La suocera. Quindi te l'ha chiesto la mamma? Esatto, vuoi sposare mio figlio? Ah, così, una cosa romanticissima. Molto. E tu cosa hai detto? Certo. Figlio cosa ha detto? Vabbè. Ok. Facciamolo, è una situazione romantica. Visto che qua tra la cognata, il romanticismo estremo, la mamma, siamo proprio alla grande. È una situazione. Esatto. Due bambini. Anche i bambini loro, noi! Anche! In moto! Li abbiamo fatti in moto! Concepiti in moto, tra l'altro! Col casco! No, era senza casco, perché sono protetto! Aiuta invece in questo caso! No. Ok, perfetto, va bene, alla grande! Che fai, ti attacca il microfono? No, lei vuol venirmi davanti, tra un po' di tiro, la butto fuori! Tremenda! Ok, cantiamo! Sennò qua scoppia la rissa! Cantiamo, tenete tempo, Lascia perdere tutta questa gente e non credere di te, non importa niente. Sono sempre pronti a giudicare tutto quello che fai, come ti vesti e con chi ti incontrerai. Ma non te la prendere, loro sono fatti così. Devi solo credere che ancora te ne vai di qui. Scegli nella strada, balla e butta fuori quello che hai. Fai partire il ritmo, quello giusto. Dati una mossa e poi tieni il tempo. Con le gambe, con le mani, tieni il tempo. Non fermarti fino a
dentro nella testa. E allora fatene fuori, che sta per cominciare la festa. Non ti lasciare andare se non ti vuole più. Adesso se la tira, ma non sa che tu stai quasi per decollare. Quando volerai, faranno a gara, se fare un giro gli farai. Scendi nella strada, balla e butta fuori quello che hai. Fai partire il ritmo, quello giusto, dati una mossa e poi tieni il tempo. Con le gambe, con le mani, tieni il tempo. Non fermati fino a domani, tieni il tempo. Vai avanti e vedrai, tieni il tempo. Il ritmo non finisce mai, tieni il tempo. Tieni il tempo. Con le mani, tieni il tempo, non fermarti fino a domani, tieni il tempo, vai avanti e vedrai, tieni il tempo, il ritmo non finisce mai, tieni il tempo, tieni il tempo, tieni il tempo, tieni il tempo. Bravo ragazzi, bravo, fatemi un applauso, bellissimo il video, siete tutte brave, cantavate, eravate tutte così, eh. Ecco, quando andrete a rivederlo, fate molta attenzione a quella. Allora, praticamente eravate tutte così, e poi c'era una cosa in avaria, una persona in avaria, con degli attacchi. Ma perché lei è fresca, appena arrivata, noi siamo andati alle 8, siamo stanchi. Avete presente quando vedi un video passa tipo una mosca davanti alla telecamera? Era lei, sembrava una cosa in avaria che si aggirava così in maniera scomposta, con delle propulsioni. Fantastico, eh? Grande, è vergognata, eh? Ok, ok. Beh, allora, ma non che la sposa sia più normale comunque. Ah, dici no, per certo. No. Quindi normale non, non c'è poteva nessuno. Essere normale se insomma è giusto. Esatto, no, se ho scelto la famiglia. Esatto. Come dice la mia. Come è il marito? Come è il marito? Spiegaci una breve descrizione del marito. Ok, siamo curiosi. Dai, com'è? Riflessivo, anche fa Luca. Racconta Luca. Dai, racconta Luca. È bruttolo? È il bruttolo. Ah, il bruttolo. No, l'abbiamo detto prima. Il famoso bruttolo è un po'... introverso. Esatto, introverso. L'opposto di quella lì? Opposto. Non sembrano neanche fratelli. Timido. È timido, è bruttolo. È timido e brutto. No, il bruttolo è bello però. È bruttolo anatroccolo. Ma no, è bello, ok. Poi? Basta, così. E sta così tutto il tempo? Sì, un po' serio lui. Serio. Sì, allora, sorride quando va in moto. Solo quando va in moto. E basta. Anche quando tromba ride. Quando fa gioia. No, dai. In quei momenti è felice, dai. Sono la vicina, io so tutto. A sette le urla. Sette gli ululati e... tra l'altro tutte le sere più e più volte ma ho detto prima. Beh, perché devo dormire, scusa, io non approfondirei il video perché magari poi qualcuno non si sposa più, eh. Esatto, okay. Basta, tagliamo, finiamo abbracciando la nostra Monia, abbracciamola, ok, perché lei si sposa con il bruttolo. Ciao ragazze, ciao!